Ed eccoci giunti agli ultimi giorni del 1973. Questo è lo spettacolo che si può ammirare dal Monte Armato, uno spettacolo che domina più vallate e più che altro la vallata del comune di San Benedetto Val di Sambro. Il Monte Bastione fino a Madonna dei Fornelli. In questi ultimi giorni si pensa al cenone di San Silvestro e qua si fa tutto in casa. Le montagne modenesi su e da Monte Venere tutta la vallata del Sambro. Finché non siamo giunti all'ultimo tramonto del 1973. Quassù un caldo sole risplende mentre la vallata del Senna è avvolta dalla nebbia. È il 31 dicembre 1973 e questo è l'ultimo sole. Distrae nel mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento? Il sole sta sempre più tramontando. Nel buio ti chiedo di portarmi con te. Del 73 se ne sta andando. Il 31 è già tramontato. E nel frattempo l'ultima notte dell'anno scende. E dalle 21 eravamo tutti ai fornelli al ristorante Musolesi. Questo l'albero natalizio dell'Austerity, situato nel locale stesso. In attesa delle 23.30 per iniziare il cenone, in grande allegria ci consolavamo facendo quattro salti col jukebox e altre cosette varie, che per validi motivi non sto a specificare. Questa è la sala da pranzo che ci attende per iniziare il cenone. Finché alle 11.30 tutto esaurito! È tutto dire? Stasera.
notte. Il vecchio bruciava e alle 1:30 il gatto pardo qui. Marilena in chiesa per mettere a posto i suoi peccati con Don Adolfo. Cosa ti leggi? Cosa mi tocca vedere? Forse parlavano della mia confessione. Comunque adesso Marilena è più leggera, come un innocente angioletto. Questo non sto a dirvi chi è. Come potete notare, le facce sono molto sveglie. Vieni con noi. Come vedete, l'allegria e la felicità è grande, come se l'indimenticabile nottata continuasse ancora. Yeah.
ritornare nuovamente al lavoro per la preparazione del pranzo del primo dell'anno. E stanotte era più bello. Marzia, cosa ci vuoi fare? Per santa pazienza. Anch'io stavo meglio con Dario. Ed eccoci nelle cucine musolesi. Che va bene? E l'altro? Forza Marzia, non guardare Franco. Io sono lì e guardo le pentole. E capè? E mangia poi, via. E io lo voglio lavare, dai. E lasciamo la cucina e andiamo a trovare nel bar Stefano. Buon cucino, Marzia. Adesso a sbirciare nei piani superiori. Ah, e qui ci troviamo Andrea che dopo aver resistito per un'intera nottata è crollato. Era il vasino lì, ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero, ma era bella, bella davvero. E dai fornelli andiamo a vedere com'è la prima mattina del 1974. Delle principali arterie che permette l'accesso al centro storico. Un sole quasi bianco sale ad est. Il Poggio e il Borgo, zona di notevole importanza. Questo odore di fumo. Ed ecco il primo risveglio di Marinella. E quello è il mio ricordo verso te. Come è facile vedere, il centro città di Montefredente è avvolto da una fitta nebbia. Si intravede a malapena la cattedrale di San Giorgio. Le sue labbra rosa e infine scusa se non parlo ancora slavo. L'arcidiocesi davanti ai vostri occhi. Finché non cala la notte. E qui è possibile vedere Don Arturo che rincasa.